temi dell'occupazione e della sicurezza del lavoro. Principi contenuti nella Carta Costituzionale del nostro Paese, fondato sul lavoro che deve essere sicuro e solidale. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, intervenendo a Ronchis alla cerimonia di commemorazione della sciagura mineraria avvenuta in Belgio 58 anni fa. A Marcinelle, il sobborgo operaio a sud di Charleroi, dove l'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone di Bois de Cruzier, perirono 262 minatori, di cui 136 italiani, fra questi 7 friulani. I loro nomi sono stati scanditi nel corso sia della cerimonia civile sia durante la messa solenne. Si tratta di Pietro Basso, di 26 anni, Mario Buiatti, di 31, Ferruccio Pegorer, di 41, Armando Zanelli, di 33, Ciro Natale Piccolo, di 36, Lorenzo De Santis, di 29 e Ruggero Castellani, di 41. Quest'ultimo sepolto nel locale cimitero e alla cui tomba è stato reso omaggio con la deposizione di una corona. La commemorazione, inserita nel progetto per non dimenticare Marcinelle, che mantiene il carattere di manifestazione itinerante, ospitata ogni anno in uno dei luoghi d'origine delle vittime, è stata organizzata dal Comitato Provinciale di Udine della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, presieduta da Mario Caporale, e alla manifestazione hanno collaborato il gruppo Salvo d'Acquisto Onlus e l'ANIOC di Udine, l'Associazione Minatori di Raibl, Cave del Predil, e le associazioni di minatori di Latisana, Pertegada e Palazzolo. Presenti anche i labari dei comuni di Ronchis, Latisana, Zano Decimo, San Giorgio di Nogaro, Palazzolo, Precinico, Flaibano, Povoletto, Fiume Veneto e Udine. Presso il parco intitolato ai caduti del lavoro, lo scoprimento del cippo in memoria dei minatori morti a Marcinelle.